Buonasera a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Oggi in questo video parliamo di una dichiarazione shock fatta proprio da Luca Onestini parlando di Edoardo Donna Maria. L'ex infatti tronista di Uomini e Donne svela che il ragazzo sta così male che di nascosto vomita e piange, ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Come vi dicevo, Onestini ha svelato questo retroscena shock inquietante con protagonista proprio Edoardo Donna Maria. L'assistente di Forum, infatti, per la sua relazione tossica con Antonella Fiordalisi, vomiterebbe ogni mattina per il nervoso. Ecco le dichiarazioni shock di Luca, ecco le sue parole. Ieri forse voi non l'avete visto, dice Luca, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i coglioni. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta malissimo, appena alzato, io non ce la faccio. Io ho bisogno che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando. Ma oltre a Luca Onestini, anche Edoardo Tavassi a svelare un dettaglio, infatti racconta così: ieri sera l'ho trovato a morire di freddo, scalzo, gli ho messo anche una coperta, si era addormentato da solo, a meno 6, tutto scalzo, credimi, facevo un freddo ieri. E poi Luca aggiunge dicendo: ragazzi, quando uno va a vomitare lì dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dalle altre parti per attirare l'attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto dietro un LED per non farsi vedere e sentire da nessuno. Dichiarazioni veramente shock e serie che, se sarebbe vero, ragazzi, Edoardo dovrebbe essere veramente aiutato, perché sicuramente il nervosismo che patte con la sua fidanzata Antonella Fiordalisi non gli fa assolutamente bene. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!